Novara e Catania dentro, a sorpresa la Casertana fuori, l'ultimo giorno per la presentazione delle domande di iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro, regala due conferme sul filo di lana e un colpo di scena decisamente inaspettato. E dunque allo stato attuale, oltre al Gozzano, anche la formazione campana potrebbe abbandonare il mondo dei professionisti. Non siamo riusciti ad ottenere la fideiussione, ha detto ieri sera il patrono del rosso-blu d'Agostino. Il club ha inviato la restante documentazione in Lega e proporrà ricorso, asserendo di aver fatto tutto quanto il possibile per ottenere la garanzia bancaria, ma le speranze di accoglimento sono quasi nulle e di conseguenza si libererebbe un ulteriore slot per ripescaggi o riammissioni. Considerando che l'Aglianese potrebbe già sfruttare la casella che il Gozzano, che ha tempo comunque fino al 5 in quanto neopromosso dalla D, dovrebbe lasciare libera, pesano per il club piemontese, che ricalca le orme del campo d'arse con la passata stagione, i costi di iscrizione e di gestione. Inoltre un altro problema sarebbe legato allo stadio d'Albertas, che necessiterebbe di alcuni lavori e che costringerebbe la società del presidente Leonardi ad un altro trasferimento. Si pensa ad una nuova iscrizione nella Serie D. L'impresa di giornata invece la compie, è proprio il caso di dirlo, il Catania, che evita il fallimento e sul filo di lana si iscrive al campionato di Serie C anche grazie all'aiuto dei tifosi. Gli interrogativi però adesso riguardano il futuro immediato della società etnea. Nel pomeriggio di ieri, fumata bianca per la ricapitalizzazione da 2,3 milioni di euro necessaria per il rispetto dei parametri finanziari richiesti dalla FIGC, che ha preceduto l'invio della domanda di iscrizione, delle quietanze di pagamento degli stipendi dei calciatori fino a maggio 2021, delle tasse fino a febbraio 2021, dell'INPS fino a maggio 2021 e della fideiussione assicurativa da 350.000 euro. Così come il Novara, altra squadra in bilico, ieri alle 21 nella sede della Lega Pro a Firenze ha consegnato la parte finale della documentazione. Col Teramo, che nel corso del fine settimana aveva messo a punto tutto per presentare quanto dovuto, il lotto delle partecipanti sarebbe chiuso. Sarebbe appunto, perché la prossima settimana la Covisoc, la società che revisiona i conti delle squadre professionistiche, dovrà controllare la regolarità di tutte le istanze formulate alla Lega di Firenze e nel caso escludere chi non ha ottemperato tutte le scadenze. L'istruttoria dovrebbe finire l'8 luglio, ci sarebbe poi un tempo per le società con la domanda respinta di preparare un ricorso. A quel punto spetterà al Consiglio federale. A proposito di scadenze, il 5 luglio, lunedì prossimo, è fissato il termine per le formazioni che hanno vinto i rispettivi gironi di Serie D, manca all'appello ancora il girone I. A Campobasso la società americana pare abbia trovato fondi per l'iscrizione al campionato. La società rossoblù ha dichiarato per vie ufficiali che sta lavorando per ultimare gli adempimenti per l'iscrizione, ma assicurano che non ci saranno problemi. A metà mese o comunque nella seconda parte di luglio si chiuderà il lotto delle partecipanti e dare poi il via alla composizione dei gironi.